Buongiorno a tutti dalla solamanica.com, un sito tutta la magia. Io sono Max e oggi, come all'inizio di ogni mese, vi andrò a mostrare la performance, il cui tutorial sarà il vostro omaggio per qualsiasi ordine voi facciate nel nostro store di articoli magici, la solamanica.com, di cui vi lascio il link qua sotto in descrizione. L'idea originale di il ritrovamento flash, così si chiama l'effetto di questo mese, è di Laura Chips. Ci ho messo le mani anch'io e quello che ne è venuto fuori è quello che vedrete fra poco. Eccoci al gioco ritrovamento flash. Abbiamo un mazzo di carte e abbiamo qua il nostro Siri, affidabile assistente virtuale, che ci aiuterà invece a compiere le nostre scelte casuali invece dello spettatore. Punto 1: mazzo mescolato tagliato. Andiamo a farlo tagliare anche al nostro spettatore in maniera tale da iniziare da un punto completamente casuale. E chiediamo allo spettatore di tagliare tre mazzetti. 1, 2 e 3. Dopodiché potrà guardare la prima carta di un mazzetto a sua scelta, per cui il numero 1, il numero 2 o il numero 3. Chiediamo al nostro Siri: dimmi un numero a caso tra 1 e 3. Pip, 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 pip. Dunque, secondo i suoi calcoli, 3, per cui 1, 2, 3, guarderà la carta di questo mazzetto. Io mi giro, proprio non voglio vederla, ve la mostro solo a voi. Taccatela, spero di essere in camera, e lo rimettiamo sul suo mazzetto. Ecco qua. Dopo che l'ha vista e ricordata, gli chiederemo quindi di mescolare il mazzetto. Questo proprio in mano allo spettatore, in maniera da non avere alba di dove sia finita, o quale sia ovviamente la sua carta. E a questo punto gli chiederemo di infilare questo mazzetto all'interno di uno degli altri due mazzetti, ancora una volta quello che vuole lui, per cui o l'uno o il due. Dimmi un numero a caso tra 1 e 2. Uno, per cui dovrà andare a finire qua dentro. Gli chiediamo uno stop a caso, mettiamo qua, infila la carta qui e andiamo a richiudere. Dopodiché faremo la stessa cosa con questo mazzetto qua. Gli chiediamo ancora una volta di infilarlo in un punto a caso dove vuole lui. Allo stop ci fermiamo, infila tutto qua dentro e andiamo di nuovo a richiudere. Ok. Per cui la sua carta è qua dentro a qualche parte. Non contenti, andiamo a dare un'ultima mescolata al mazzo. E se non una, anche due. Facciamo tagliare il mazzo allo spettatore. Voilà. Ora, ritrovare la carta qua dentro sarebbe veramente difficile, e in questo caso ci vorrebbe veramente un ritrovamento flash. Guardate, prendete il cronometro, attaccate quando ve lo dico io. Pronti? Attenti? Via! 8 di cuori. Oh, ritrovamento flash! By Laura and Max. Spero che il gioco vi sia piaciuto. Il vostro tutorial per tutto il mese di novembre. Omaggio sulla solamanica.com. Saluti a tutti e alla prossima!